L'antico frantoio di Via Roma, Venosa, ha moltissimo da raccontare. Un tempo sede di trasformazione delle olive raccolte sulle distese di origine vulcanica del Vulture e diretta al consumo locale, oggi quello stesso sito è luogo dell'elaioteca, insieme al Centro di Civiltà dell'Aglianico, dedito alla promozione e valorizzazione delle eccellenze territoriali. L'iniziativa è del GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano, dall'inaugurazione avvenuta la scorsa estate in poi, capace di incrementare le opportunità per i produttori, da alcuni anni riuniti in apposito consorzio di tutela. Come per il nobile vino dei Briganti, è stato sottolineato nell'evento di presentazione del nuovo marchio, giallo ambrate e dal profumo fruttato, le bottiglie del primo olio DOP Lucano puntano a raccontare la cultura del Vulture in Italia e nel mondo. La prima DOP in Basilicata, e dato il legame estremamente molto stretto che c'è tra prodotti DOP e il territorio, diciamo, ci sentiamo carichi di responsabilità e un po' ambasciatori di questo prodotto lucano nel mondo. Quando inizia questo percorso e quali sono i soggetti coinvolti già da tempo? Abbiamo un unico, oltre ad essere la prima DOP in Basilicata, abbiamo un unico produttore esistente, perché i 16 operatori interessati alla produzione e commercializzazione della DOP Vulture si sono uniti insieme nei frantoiani del Vulture, e quindi nonostante arriviamo un po' in ritardo, siamo la 42esima DOP riconosciuta in Italia, però cercheremo di fare il massimo per recuperare il terreno perduto, anche perché devo dire il consorzio di tutela appena riconosciuto ha promosso una modifica del disciplinare, per cui oggi il disciplinare della Vulture DOP è il disciplinare più restrittivo e qualitativamente severo tra tutte le DOP esistenti. Quindi, a garanzia di tutela del consumatore, della qualità del nostro prodotto, oggi un olio che si voglia fregiare della denominazione di origine Vulture deve sottostare alle norme più severe tra quelle esistenti. L'olio DOP deve necessariamente fare riferimento a un luogo o a un territorio determinato, le sue qualità devono essere conseguenza di quel territorio e tutte e tre le fasi della produzione devono avvenire nel territorio. Il nostro territorio meraviglioso è il Vulture, un vulcano spento, quindi terreno vulcanico. Le nostre cultivar sono per il 60% l'olio arola del Vulture, è una varietà autoctona molto bella e ha un fruttato medio. Ovviamente l'altro 40% è dato da altre varietà presenti in zona da tantissimo tempo. L'orientamento di gran parte degli oliveti è a sud-sud-est del vulcano, il terreno, l'altitudine è tra i 400 e i 700 metri, quindi sono le condizioni forse ideali per un'olivicoltura di qualità. Civiltà dell'Aglianico, insieme all'elaioteca, il GAL ha inteso proprio identificare qui a Venosa un luogo simbolo per far conoscere le proprietà di questo territorio. Devo dire che abbiamo avuto un appoggio molto importante da parte delle istituzioni. In un anno e mezzo di attività siamo risultati assegnatari ben tre bandi per la promozione. Il primo è stato incentrato molto sull'estero e sulla creazione della nostra immagine, un'immagine del tutto nuova. Abbiamo poi una misura 133 che sarà invece impostata essenzialmente in Basilicata, con alberghi e azioni di informazione presso i frantoi, e siamo anche risultati assegnatari di una misura al Ministero delle Politiche Agricole che sarà invece rivolta al mercato londinese. Puntiamo molto sull'e-commerce, perché naturalmente, essendo giovani, siamo poco presenti nella distribuzione, ma piano piano cercheremo di migliorare. Il territorio fa già la sua parte più importante, perché ormai questo territorio è un territorio accreditato come uno delle aree di eccellenza non d'Italia ma di tutta Europa, se non del mondo, quindi questo è già un punto di partenza importante. E evidentemente la certificazione che viene data è un segno di testimonianza per la qualità del prodotto e del territorio.
Noi per far avanzare di più questo dobbiamo metterci anche del nostro, noi siamo dei creativi e quindi cerchiamo di fare in modo che tutto possa avere un effetto di comunicazione e di appeal molto forte e molto importante. I paletti della comunicazione tradizionale e non, perché oggi non basta solo avere un buon prodotto, una buona pubblicità, un buon posizionamento, ma bisogna soprattutto farsi vedere. Quindi è giusto l'azione che ha introdotto il consorzio, che è quello di fare tutto ciò che riguarda per una comunicazione che posiziona il prodotto a livelli altissimi. Sono partiti molto bene e molto in alto e adesso bisogna avere la forza di penetrare nei mercati di riferimento per intercettare quei target che sono abituati a fare acquisti in modo non convenzionale e non tradizionale, ma in modo innovativo. Se ne parla già come un prodotto davvero unico, nato da terre vulcaniche e fatto con amore, coltivato con amore. Allora, come trasferire questa unicità a chiunque, a chi non ne ha mai sentito parlare? Noi abbiamo scelto la strada, uso una parola per definire un concetto, che è quella del design, perché la pulizia e il rigore con il quale abbiamo costruito tutta l'immagine, dal marchio, dal nome onomatopeico, dal segno del vulcano, porta con sé tutti gli elementi che lei ha citato di questa territorialità, di questa unicità, di questa distinzione. Quindi un prodotto, non dico che sia adatta a chi segue oggi gli avvenimenti più importanti del lifestyle nel mondo, ma che si mette in questa scia. C'è piena consapevolezza, secondo lei, ad iniziare dai produttori stessi, che questo prodotto possa arrivare in mercati fino ad oggi sperati? Tutti gli imprenditori e tutti i produttori hanno questa ambizione profonda nel recondito. Devo dire che il consorzio dei frantoiani, che per primi avviano questa iniziativa, non dico che è prudente, però è anche umile, diciamo, c'è un approccio umile, ma con la consapevolezza che comunque stanno facendo un prodotto che non va bene per la Basilicata, per la Campania o per il local, ma è un prodotto che può essere globale in tutto il mondo. Per far conoscere un prodotto purtroppo ci vogliono tempi e investimenti, e più investimenti si hanno e meno tempi occorrono, meno investimenti si hanno più tempi occorrono, ma io penso che abbiamo fatto già un'iniziativa che fa parlare di sé nella rete già presente. Per un successo commerciale ci vorranno mesi, tanti mesi. L'importante è che il progetto decolli, non che stia fermo. Il consorzio dell'olio DOP del Vulture presenta la nuova etichetta e questo è un elemento di grande importanza per questo prodotto, in considerazione del fatto che insieme al vino, che è DOC, DOCG, adesso abbiamo anche questa nuova possibilità, quella di mettere in gioco sul mercato un olio di qualità che è quello DOP del Vulture. Un'azione di questo genere è legata innanzitutto all'amore che i produttori, che i contadini oggi mettono vicino a questo tipo di prodotto, e che l'olio inizia a diventare per l'area del Vulture un elemento di tradizione, di storia, di cultura, di messaggi che noi vogliamo dare all'intero paese, e non solo al paese Italia, anche all'Europa e al mondo, perché questo è un olio di grande qualità e che la qualità di questo prodotto deve essere apprezzata, deve iniziare ad avere un suo packaging, e che questo packaging è un elemento importante, l'aver stilizzato anche lo stesso involucro che contiene la bottiglia dell'olio è un fatto altamente positivo. Tra l'altro, insieme al vino, oggi noi possiamo dire che nell'area del Vulture questo centro può iniziare ad assumere un ruolo forte di promozione del territorio, di promozione dei prodotti, può essere un luogo dove gli stessi giovani possono iniziare a credere un poco di più anche al sistema agricolo, e questo ci fa onore, perché attraverso questi prodotti noi lanciamo il territorio, lo lanciamo in tutte le sue
caratteristiche e le sue peculiarità, per cui è evidente che insieme alla tradizione olivicola e vinicola si può accostare benissimo quello che è il turismo culturale, il turismo archeologico, il turismo che sempre più diventa un turismo di settore, sempre più diventa un turismo di nicchia, e noi dobbiamo essere capaci di poter offrire al turista queste opportunità. Dobbiamo fare in modo che il turista deve arrivare a Venosa non perché c'è non so che cosa, ma deve arrivare a Venosa perché deve venire a visitare qualche cosa che gli rimane dentro, e questo significa evidentemente provare a crescere in questa direzione. Noi dobbiamo fare in modo che questo diventi un luogo emozionante per chi viene a visitarlo. Questo è un contributo che noi stiamo cercando di dare al territorio, è un contributo che noi stiamo provando a dare anche ad una continuità di questi territori, perché senza i giovani non si riuscirà poi ad avere una presenza umana in questi nostri comuni, e considerato lo spopolamento che c'è in giro, credo che questo deve assumere e deve svolgere un ruolo forte anche di attrazione per i giovani stessi. Noi ci proponiamo anche di avviare dei momenti di riflessione con gli stessi giovani per capire quali sono le loro idee, quali sono i loro progetti anche imprenditoriali, e noi, se possiamo, li accompagneremo.